l'esperienza della mia non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza di questo tuo dono di infinito e inesauribile amore. E per questo, oh Signore, ti chiediamo di aiutarci a far sì che questo sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la tua presenza e a plasmare la nostra comunità nella carità e nella comunione, secondo il cuore di Padre. Gesù, tu hai moltiplicato i pani per saziare la fame della donna. Signore, ti preghiamo, ascoltaci. Gesù, sei disceso dal cielo per dare la vita al mondo. Signore, ti preghiamo, ascoltaci. Dio, per i nostri fratelli e sorelle, perché nella partecipazione al grande mistero dell'Eucaristia attingiamo pienezza di carità e di vita. Per Cristo nostro Signore. Oh.
Da un gioco di distanza, non mi bazzo troppo lungo, guarda. Oh.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la piazza in ogni paese è dove convergono le persone, si incontrano, si divertono, si amano e anche si odiano. Questa piazza stasera vuole raccogliere tutta la nostra comunità parrocchiale, i nostri ammalati, le persone anziane, quelli che hanno problemi economici, familiari, sociali, personali, i nostri bambini, i nostri giovani, affinché possiamo veramente formare non solo la comunità civile, ma ancora di più la comunità spirituale, la comunità di Cristo, la famiglia di Cristo. Questo momento toccante, quello della nostra vita parrocchiale, è questa tradizione della processione del giovedì santo. Quest'anno l'abbiamo celebrata per le vie del nostro paese, il prossimo anno, ecco, riprendendoci dalla chiusura, dall'indifferenza della pandemia, sia a livello spirituale che sia a livello sociale, ecco, possiamo testimoniare la nostra fede anche in avanti. È stato un cammino di fede, un cammino penitenziale che noi concluderemo nella nostra chiesa parrocchiale, la Correggiata, tra poco, con una breve adorazione a Gesù Eucaristia. E poi prepareremo la giornata di domani, la giornata del Venerdì Santo, con la relazio della croce. Quella croce che domani solennemente la Chiesa scopre e ci mostrerà quel Cristo che, come ci ha detto Giovanni questa sera, avendo amato i suoi, mi amò sino alla fine. E vedremo questo Cristo spaziato, lo vedremo nelle immagini del nostro Calvario, dove ci sta anche, e qui è la grandezza della nostra parrocchia, che dobbiamo rispolverare e che i nostri padri ci hanno lasciato. La fede in Santa Maria Maddalena, ma quella fede che non si finisce e finisce in Santa Maria Maddalena, nostra patrona, ma che attraverso la sua intercessione, il suo esempio, vuole veramente stigmatizzare nella nostra vita, nel nostro quotidiano, nei nostri atteggiamenti, quel Cristo risorto che è stato il suo amore e che deve diventare l'amore di ogni uomo, l'amore del mondo intero. Soltanto così possiamo, ecco, non soffrire più con la guerra, non possiamo più ripiegarci su noi stessi. Ma questo Cristo risorto ci porterà ad allargare
la nostra visuale, il nostro cuore, le nostre braccia, la nostra considerazione. E allora possiamo entrare in quella compassione che ci porterà vicino al nostro fratello e alla nostra sorella. Adesso il brano del profeta Isaia, dove dopo che abbiamo onorato Maria nel suo dolore, perché Maria ha seguito il Cristo dalla nascita alla morte, ecco, ci viene presentata a che cosa si è ridotto nostro Signore Gesù per amore nostro. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Salita, ecco, ritorniamo in collegiata con la preghiera. Mamma,
con in battuta. Questa sera affideremo ai giovani della nostra parrocchia il compito della levatura della croce, un rito molto antico risalente addirittura al secolo IX e che conserva ancora oggi un profondo significato cristiano. Esso consiste nella copertura della croce esposta alla venerazione dei fedeli e che rappresenta il venir meno dello sposo che riempie la nostra vita. Senza di lui la nostra vita sarebbe un vagare nelle tenebre del peccato e nel dolore della morte. Le tue mani, segnate da chiodi per sempre, accoglieranno. I tuoi piedi, feriti per sempre, faranno strada. Le tue labbra, amare di aceto, per sempre, parleranno di vita. E il tuo corpo, si durerà per sempre, si ergerà sulla Thank you.